di là di tutto, credo che questa partita sia stata da parte nostra dominata in lungo e largo, quindi tantissime occasioni da gol. Abbiamo subito un'occasione che è stata quella del gol, occasione. È stato un rimpallo, Viola che tira, prende in faccia uno, che la palla va a Mancuso, insomma, che era in fuorigioco, ma ovviamente innescato da un rimpallo fortuito. Quindi ci siamo ritrovati che eravamo 1-1 con una squadra che non aveva mai calciato in porta. Noi abbiamo avuto, in 20 minuti abbiamo tirato 6 volte i primi 20. Abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo fatto gol, abbiamo preso un palo. E quindi è normale che lì pensi che un po' di sfortuna probabilmente la traversa, insomma. C'erano state veramente tanti episodi, tante cose che pensavo è la giornata storta e sta partita non si porta a casa. Quindi quando ha fatto gol Volta credo che sia stata una risposta anche un po' alla sfortuna, no? Quindi siamo stati più forti e più bravi di tutto e quindi sono contento perché è stata una vittoria di quelle meritate proprio sotto il profilo del gioco, del ritmo, dell'intensità, della qualità. Oggi la mia squadra mi è proprio piaciuta. Perché sei stato buttato fuori? No, sono stato buttato fuori, ma non ce l'avevo con nessuno, se non con la sfiga, perché quando hanno fatto gol loro, normale, gesto di stizzo, ho dato un calcio, lì c'era un frigorifero, non so cos'era, un attimo, e quindi mi hanno buttato fuori per questo. Ma non l'avevo né con l'arbitro, né col quarto uomo, né con nessuno, con la situazione che si era venuta a creare purtroppo, perché avevamo subito un gol in un momento in cui eravamo padroni della gara. Il Benevento ha fatto una grande gara, è sembrato diciamo il Pescara dell'andata e il Pescara diciamo ha sembrato quel Benevento pauroso, timido, impacciato del Benevento appunto all'Adriatico. Ma per quanto riguarda lì eravamo una squadra che forse ancora doveva trovare la sua dimensione. Avevamo fatto le prime 4 partite giocando moltissimo di tecnica, di velocità, di intensità, no? Però forse dobbiamo ancora consolidare il nostro carattere. Questa squadra doveva ancora suggellare un qualcosa di interiore e ci siamo arrivati attraverso il recupero importante di alcuni uomini. Parlavo prima di Del Pinto. Noi abbiamo perso Del Pinto con il Cittadella, è stata una vittoria importante fuori casa e l'abbiamo ritrovato con il Cosenza. Non a caso in quel periodo lì noi abbiamo avuto alcuni momenti di difficoltà. Uno perché sono delle caratteristiche fisiche importanti, un giocatore di intensità, di equilibrio, di cattiveria, di agonismo. Due perché è un uomo importante. Quindi quando questa squadra ha capito che gli uomini che ne facevano parte avevano più bisogno di altro, che si sia cimentato questo. Quindi per un periodo forse abbiamo inseguito un po' meno la tecnica, un po' più la solidità del gruppo e questo credo che si veda, perché ormai sono 3 mesi che questa squadra gioca con continuità, oggi giocano tutti, sono entrati Viola, è entrato Del Pinto, è entrata Asensio, l'altra volta è entrato Armenteros, ha giocato Gianfi, ha giocato Ricci, credo che oggi tutti debbano sentirsi indispensabili perché lo sono. Anche chi sta giocando un po' meno troverà il suo spazio. Abbiamo recuperato Maggio, cosa importantissima, abbiamo recuperato Tuglia, abbiamo recuperato Caldirola, Costa, credo che queste siano tutte cose molto importanti. Viola, quindi il processo è questo, però grande umiltà, non pensiamo di aver risolto nulla, né tantomeno che siccome siamo lì, la classifica oggi è bella, che allora dobbiamo abbassare la guardia per nulla al mondo.